A proposito di sport. Sport. Un programma di tutto e di più. Ogni martedì e giovedì a partire dalle 14 su Radio Fantastica. A proposito di sport. Ci saremo in tre, ma non nel solito trio, perché Daniele ci ha lasciati di nuovo febbricitante. In compenso abbiamo un grande... E di più, colui che ha iniziato la sua carriera seguendo anche il Catania, con cui poi ci appresteremo a parlare, lo presentiamo subito. Che poi è già difficile presentare un presentatore, ma non solo un presentatore, anche un giornalista sportivo come Salvo La Rosa. Grazie, mi fate in qualche modo commuovere e imbarazzare, intanto perché sono abituato io a presentare e non ad essere presentato, e poi... La vostra è una presentazione bella e forse anche un po' eccessiva. Salvo La Rosa, va bene così, va benissimo così. Il nome è una garanzia. Grazie, quindi... grazie per l'invito, grazie. E poi la cosa che mi ha colpito, no, andando a vedere un po' quello che è il vissuto e gli inizi della carriera di Salvo La Rosa, tutto comincia ai Salesiani con una radiocronaca di una partita di pallone. Assolutamente sì, purtroppo ho perduto quel nastro e sono disperato, però io ho sempre avuto, lo dico continuamente, questa passione per la comunicazione, per il giornalismo. Ai Salesiani facevamo anche giornali di classe, prima di cominciarli a fare con il ciclo stile, che fu una delle prime forme appunto di diffusione del giornale all'interno dei Salesiani, io lo facevo coi fogli dei quadernoni, quindi tornavo sempre a casa con questi quadernoni dimezzati perché strappavo il foglio dal mezzo, certo, e facevo i titoli, l'apertura, la spalla, attaccavo le fotografie o gli articoli di giornali con la colla, e quindi facevo i primi giornali e lì presentai anche le prime recite scolastiche, e lì feci anche la prima radiocronaca, perché avevamo un compagno di scuola che si chiama Claudio, che noi chiamavamo Claudio Testa Rossa, in due sensi: un po' perché aveva la testa molto grossa, ma questa testa era grossa ma piena, nel senso che lui era un appassionatissimo di elettronica, di elettrotecnica, nonostante facesse il classico con noi, eravamo ancora lì alla terza media, poi fece il classico, e proprio in terza, anzi noi eravamo in seconda media, lui costruì un trasmettitore in FM che trasmetteva dal cortile dei Salesiani, al massimo poteva arrivare in via Cifali o in piazza Santa Maria di Gesù, e lì abbiamo fatto la prima radiocronaca della finale del campionato di terza media, terza A contro terza C. Io ero ovviamente il radiocronista. Insomma, vedi un po' da dove poi comincia, no? Magari uno comincia per gioco, comincia togliendo le pagine ai quaderni, facendo la radiocronaca della finale del campionato di terza media. Sapendo, non immaginando che poi comunque sarebbe stata la tua carriera effettiva. Ma guarda, io ci speravo ovviamente, e tutto quello che poi è avvenuto lo sognavo, però certamente non potevo mai immaginare. Io mi ritengo, dicevo, un ragazzo fortunato, come scriveva e cantava Jovanotti, perché sono tra quelli che possono dire di avere fatto nella vita quello che volevano fare da ragazzi, e quindi è bello perché poi ti realizzi in un lavoro che ti piace, e quindi anche quando ti affatichi, anche quando ti stanchi, anche quando sei magari un po' scontento, superi tutto perché hai la passione e la voglia di farlo. Però certamente, restando in questa terra difficile ma meravigliosa come la Sicilia, credo di avere fatto quello che di meglio potevo, ecco, spero che sia buono, poi questo lo devono giudicare gli altri. Chi ha più di 20 anni sicuramente ricorda Salvo... 20 anni di insieme, figlio mio. Sto dicendo, chi ha più di 20 anni sì. Ricorda non solo Salvo La Rosa come conduttore facciamo più di 22. Lei è scandalosa, ma ricorda anche le origini di Salvo La Rosa come giornalista sportivo. Sì, beh, insomma, diciamo che allora si cominciava così, insomma, facendo la cronaca dello sport, degli sport minori. Io ho cominciato andando a fare le partite dei giovanissimi, degli allievi, al Duca d'Aosta, al Belsito, tutti i campi tra virgolette minori di Catania e provincia. Allora le partite si svolgevano alle 7:45 del mattino e quindi andare lì alle 7:45 di domenica mattina... Non c'erano i diritti televisivi. Assolutamente no. Però sono contento di aver fatto tutta la gavetta, di aver fatto tutta la strada dall'inizio, proprio dal basso, perché devo dire che ho imparato per strada, ho imparato il mestiere, ho imparato frequentando la redazione prima sportiva e poi le altre redazioni della Sicilia, facendo il giovane proprio il garzone di bottega, andando...
a casa tardi la notte, guadagnando praticamente niente all'inizio, insomma facendola veramente per passione e imparando il mestiere poi anche da grandi maestri, da grandi giornalisti, e poi tutto il resto insomma è venuto piano piano, passando poi alla televisione e arrivando ai giorni d'oggi. E arrivando anche alle partite al Massimino, che comunque... a quelle quali tu non rinunci. No, adesso insomma, le seguo assolutamente unicamente da tifoso, e sono contento di farlo, perché il Catania è una passione, una fede anche per me. Io appunto, come dicevi prima, anche per lavoro l'ho seguito in eccellenza, l'ho seguito nell'interregionale, l'ho seguito nei vari scivoloni. Io mi ricordo che quando il Catania venne radiato fui chiamato durante la festa di compleanno di mio figlio per fare l'edizione speciale di Sala Stampa, proprio nel giorno tristissimo della radiazione immeritata del Catania ai tempi di Angelo Massimino, proprio nel 93, esatto. E poi fosti pure chiamato quando ci fu da celebrare la promozione, sì, in Serie A. Quello invece è un ricordo piacevolissimo, diciamo una delle più belle soddisfazioni della mia carriera, perché avere presentato da catanese, da tifoso del Catania, al Massimino la festa di promozione del Catania in Serie A dopo 23 anni nel 2006 è stata veramente una grande gioia, anche perché è andata molto bene, c'erano 18.000 persone, una cosa strepitosa, meravigliosa, insomma una partecipazione bella con uno scopo anche sociale importante. Io c'ero, ero sul campo, ricordo di essermi goduto tutto di quella serata. Bellissimo. Compresi, sì, i fuochi d'artificio finali. Angela, oggi parleremo di Catania, parleremo con Salvo Rosa, parleremo anche con un ex giocatore del Catania rimasto nei cuori, parleremo però anche di altro. Sì, allora, intanto diamo subito quelli che sono i nostri contatti per poterci appunto contattare, sia su Facebook alla pagina A Proposito Di, basta cliccare mi piace e potete scriverci sulla bacheca, oppure tramite SMS o su WhatsApp scriveteci al 346 87 24 877. Il tema di oggi è questo mal di trasferta, non a caso domenica si giocherà a Verona. E poi, come al solito, potete suggerirci una canzone che cercheremo di passare. Parleremo poi anche di Orizzonte Catania e Catania Calcio a 5, che si avviano una settimana importantissima, un fine settimana importantissimo con i playoff. Ma ripeto, come abbiamo detto prima, cominceremo parlando di Catania. Allora, la domanda principale che sicuramente anche a Salvo avranno fatto durante queste settimane è: Salvo, come va a fare questo Catania? Insomma, ci avevamo a pensare prima. No, io dico che ovviamente finché la matematica ci dà una speranza anche piccolissima, bisogna aggrapparsi ad essa, e soprattutto bisogna chiudere dignitosamente un campionato che è stato terribile, traumatico, deludente, in certi momenti anche imbarazzante. Per cui sono contento del fatto che Maurizio Pellegrino, che peraltro è un amico, oltre che una persona per bene, è un bravo tecnico, stia caricando l'ambiente dicendole: andiamo a vincere tutte e quattro. Non c'è altro da fare, valle a vincere tutte e quattro, e alla fine facciamo i conti, perché magari succede qualcosa di insperato, ma ancora possibile. Certo, bisognava pensarci prima. Il Catania purtroppo ha perduto tutte quelle buone occasioni che ha avuto, le ha perdute malamente, e se avesse avuto quei 6-7 punti in più che poteva avere, allora si poteva parlare a questo punto di un finale salvezza possibile. Però ripeto, aggrapparsi a questa speranza, che è stata rinnovata dalla bella prestazione con la Sampdoria e dalla buona prestazione con il Milan, è assolutamente giusto, anche perché Catania, i suoi tifosi, la città meritano un finale dignitoso. Ecco, chiudere all'ultimo posto in questo modo sarebbe stato e sarebbe veramente ingiusto per una città che ha dato sempre tanto al calcio e che negli ultimi 8 anni francamente ha avuto dal calcio tantissimo, perché sono stati 7 campionati, questo meno, ma sono stati 7 campionati esaltanti, belli e conclusi sempre con la salvezza, l'anno scorso addirittura con l'ottavo posto. Sì, dunque 12 punti ancora in palio, si tenterà ovviamente di prenderne quanti più possibili. Partiamo dalla trasferta di domenica alle 12.30 a Verona e vediamo, forse quella è davvero l'ultima chance per poterci aggrappare a questo treno. Io dico una cosa, scusami Marco, io dico che se il Catania vincerà a Verona
e allora è possibile che le vinca tutte. Eh sai? Sì, perché in effetti qualcosa un po' si è accesa dopo, esatto, domenica, dopo sabato scorso. Ho detto esattamente questo un attimo fa. Sino alla partita con il Torino eravamo no depressi, proprio di più. Sciancati, come si dice, perché quella è stata proprio l'apoteosi della follia. Sì. Insomma, il Catania che passa in vantaggio al secondo minuto, che bene o male regge tutto il primo tempo, che bene o male regge parte del secondo tempo e poi perde 2-1 nel finale. E poi sabato in effetti abbiamo anche un po' temuto che ci potesse essere lo stesso epilogo con la partita col Torino. Dopo il gol di Okaka che si è portato via, ha sradicato mezza squadra. Sì, in effetti lì c'è stata la reazione. Ed è quella reazione, non solo col gol di Berghesso, ma anche poi con i tiri di Castro e con le conclusioni finali, che ti lascia, ecco, un attimino ancora sperare in qualcosa di positivo. Poi insomma vedremo. Qualcosa si è acceso, come ha detto Salvo Rosa. Vedremo se adesso prenderà fuoco a Verona. Noi intanto andiamo in pausa. A proposito di sport, ricevere un'arte è come i quadri più belli. La canzone che racchiude un po' quella che è l'essenza del nostro programma, a proposito di, che si occupa di calcio e di sport siciliano, di questa Sicilia bedda, come canta Roy Pagi nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Bedda sicuramente è la Sicilia, meno bedda è la classifica del Catania, soprattutto per quello che riguarda quello che va in prospettiva del prossimo impegno, ovvero la trasferta di Verona. Angela, in trasferta questo Catania? Niente, questo Catania in trasferta purtroppo non vince da tanto. L'ultima vittoria risale a quella di Parma del 24 febbraio del 2013. Da allora niente più vittorie. Tra l'altro, se proprio vogliamo parlare di facciamoci male, sì, di statistiche, il Catania in Serie A non ha mai vinto a Verona, se non appunto in Serie B con Pasquale Marino nell'annata che poi portò in Serie B. Quindi è il momento di farlo, no? Quindi è il momento. Per la legge dei grandi numeri qualcosa deve accadere a un certo punto. No, io ripeto quello che ho detto prima, sono fermamente convinto che se il Catania a Verona confermerà questo mini trend positivo e dovesse veramente riuscire a fare il risultato, intendo proprio la vittoria, perché il pareggio servirebbe a ben poco, e allora sai, a 26, magari vedendo che succede sugli altri campi, puoi continuare a tenere accesa questa fiammella, questa speranza a cui tutti ovviamente ci appigliamo, perché diciamolo francamente, perdere la Serie A sarebbe davvero molto triste. Certo, non è il problema principale, però la Serie A ha un valore aggiunto importante. Io ho sempre detto che la Sicilia merita almeno due squadre in Serie A, riferendomi proprio a Catania e Palermo, che sono le due grandi città. Una volta c'era pure il Messina, eravamo addirittura in tre, e quindi c'era, come dire, un riscontro positivo in un altro senso, ma nei confronti della nostra terra. Quindi mi auguro che questa Serie A, questo bagaglio sportivo importante, non venga perduto. 35esima giornata, il Catania sarà impegnato a Verona, ma come diceva bene Salvo La Rosa, vincere potrebbe significare qualcosa di importante, anche perché nel frattempo le altre squadre saranno, ad esempio, il Bologna impegnato contro la Fiorentina, e questo sarà un risultato che il Catania saprà già prima di scendere in campo, perché giocherà il sabato. Poi avremo il Chievo che sarà impegnato contro la Sampdoria, il Livorno giocherà in casa contro la Lazio e il Sassuolo ospiterà la Juventus. Però il Sassuolo quando? Lunedì? Lunedì. Ecco, io un'altra cosa che voglio dire, una volta c'era questa buona... E diciamo. Sì, diciamolo, c'era, come dire, questa buona abitudine, almeno nelle ultime 4 o addirittura 5 giornate, di fare giocare tutte le partite alla stessa ora e allo stesso giorno. Perché in qualche modo questo sapere, tu proprio hai detto, il Catania saprà già il risultato, addirittura il Sassuolo li saprà tutti e anche la Juventus li saprà tutti. Attenzione, perché il Sassuolo gioca contro la Juventus, teoricamente è spacciato, no? Perché non, certo. Però metti che la Roma pareggia col Milan, no? Quindi è già ancora, cioè io non voglio fare il processo alle intenzioni, però secondo me almeno le ultime giornate, nelle altre non è possibile, me ne rendo conto, ci sono interessi televisivi grossi, ma almeno le ultime 4-5 partite, sia per le partite di vertice sia per quelle di coda, andrebbero giocate tutte allo stesso orario e terminate tutte allo stesso orario, per una questione di equità, di equilibrio, insomma, di sportività. Troppe volte abbiamo sentito adesso dopo solo partita... l'ultima giornata si fa, esatto. Quando
praticamente tutto sarà deciso. Esatto. O quasi. Anche perché ricordiamo che questa giornata partirà addirittura domani, sì, e sì, si concluderà, sì, lunedì. C'è un weekend lunghissimo. Non è giusto, perché in qualche modo comunque la condizioni, e qui io voglio pensare che tutto sia regolare, che tutto sia giusto, che tutto sia sportivamente leale. Però tu sai il risultato, ti puoi impegnare di più, ti puoi impegnare di meno, può fregartene, ti fai i conti, la matematica, non rischi perché c'hai la Champions, l'Europa League, la qualificazione, quello che vuoi. Quindi andrebbero giocate, secondo me, già dalla quintultima, almeno le ultime 5-4 partite almeno, a reti unificate. Troppe volte, diciamo, abbiamo sentito nel dopo partita allenatori che commentavano la prestazione della squadra dicendo: beh, magari c'è stato un calo di motivazioni dovuto a questo piuttosto che a, certo, quest'altro, certo. Probabilmente in gran parte questo e quest'altro è proprio questa non contemporaneità della giornata. Il Catania, come abbiamo detto, sarà impegnato a Verona. Due novità positive che riguardano la squadra rossazzurra sono i rientri di Rolin e Rinaudo, mentre... E dall'altro lato ci sono un'assenza sicura, e parliamo di Donati, e una incerta, che è Iturbe. Che probabilmente molti dei tifosi rossazzurri incroceranno le dita, perché Iturbe... Iturbe è forte, sì. Però non ci scordiamo di Toni, 18 reti quest'anno. E Toni è stato la sorpresa di questo campionato, probabilmente. Ma sicuramente sì, è certamente uno che ha segnato sempre. Ed era dato per finito. Ed è uno che, se non è finito, cioè se è ancora in forma, può fare sempre la differenza. Evidentemente il Verona ha fatto due conti, ha verificato le sue condizioni, ha scommesso e ha vinto. Insomma, Toni addirittura ho sentito dire che potrebbe finire ai mondiali, potrebbe andare ai mondiali, chissà. Beh, quello forse è un po' esagerato. Quello sicuramente esagerato, non, è partito, sì. Non è partito titolare, è riuscito a sfruttare al meglio le occasioni che gli sono state presentate appunto dagli infortuni dei compagni. Rimanendo sul tema attaccanti, il Catania andrà a Verona contro una delle difese più battute, una delle difese interne più battute, però ci andrà con un attacco. La terza peggiore difesa del campionato, quella del Verona, è di contra... Cioè, nell'altra parte. Praticamente c'è un Catania che ha il peggior attacco. Solo 7 gol in trasferta, l'unica squadra a non essere riuscita ad andare in doppia cifra. Lo so, queste purtroppo sono quelle cifre drammatiche di cui parlavamo prima. Questa è una stagione terribile da dimenticare, e quindi ci auguriamo per questo almeno di chiuderla bene. Adesso vedremo come andrà a finire, però quella dignità che si era perduta speriamo che la si possa riconquistare nelle ultime gare. Ritorno su quell'argomento: il Catania deve andare per la vittoria, ha ragione Maurizio Pellegrino, è inutile andare a fare conti e conteggi, andiamo a vincere e poi vediamo che succede, poi cerchiamo di vincere con la Roma e vediamo che succede, cerchiamo di vincere con il Bologna che è uno scontro diretto e lì sapremo veramente cos'è successo, e poi chiudiamo con l'Atalanta, perché non c'è altro da fare. È troppo tardi per altri conti, per altre supposizioni. Il Catania, lo dicevamo durante la pausa pubblicitaria, ha perduto quelle 4, 5, 6 occasioni che il calendario gli aveva dato. Mi riferisco alla partita col Torino, a quella col Cagliari, a quella con l'Udinese, insomma, a quella con il Parma, se vuoi, a quella con Livorno, a quella col Sassuolo e a tante altre. Tanti treni persi quest'anno. Esatto, tanti treni perduti anche in maniera imbarazzante a volte, giusto il caso di dirlo, errori commessi dalla società, dai giocatori, dai tecnici. Quindi questo è il risultato. Tanto di più ne parleremo anche con Lorenzo Stovini, ex giocatore del Catania, subito dopo la pausa. A proposito di sport, Catania, ritorniamo in studio qua al Parco Commerciale Le Zagare con, appunto, a proposito di Catania, stiamo affrontando l'argomento il mal di trasferta del Catania. Ne abbiamo parlato prima anche con Salvo La Rosa, ospite con noi in studio. Adesso abbiamo una interazione telefonica importante che farà sicuramente piacere a molti tifosi rossazzurri. Abbiamo in collegamento telefonico Lorenzo Stovini, difensore del Catania, detto anche il Magnifico. Buon pomeriggio, Lorenzo. Ciao, buon pomeriggio a voi. Allora, Lorenzo, questo Catania tu continui a seguirlo anche adesso, un po' a distanza, no? Sono passati un po' di anni, però Catania è una di quelle squadre, una di quelle città che rimangono nel cuore. Sì, sicuramente, insomma, lo seguo sempre, insomma, speriamo che questa finale di stagione possa riuscire nell'impresa miracolo, ecco. Questo,
questa stagione un po' particolare, un po' strana, partita con delle ambizioni tutt'altro che riguardanti la salvezza, ti ha un po' sorpreso da spettatore, ma anche da giocatore che bene o male sa come funziona l'ambiente Catania e quali sono le ambizioni della piazza e della società. Dopo tanti anni in Serie A, sinceramente, ecco, non credo che nessuno si aspettasse un campionato così brutto, e chiaramente l'unica maniera per renderlo bello è chiaramente salvarsi, è cercare di salvare la stagione, anche se è ancora purtroppo molto molto difficile. Tu hai giocato parecchio a Verona, non contro l'Hellas, almeno non con con la maglia del Catania, hai segnato a Verona contro il Chievo, con l'Hellas invece comunque hai parecchi precedenti, conosci questo stadio, come lo puoi presentare ai tifosi del Catania? Lo stadio non è che c'è da presentarlo, insomma, è una partita difficile per il Catania, insomma, un ambiente che hanno fatto veramente una grande annata, non so se vorranno provare ancora a avere una chance di andare in Europa League, quindi sarà sicuramente una partita difficile, ecco, quindi molto, molto dipenderà anche dal Catania come si presenterà in campo e la voglia di salvarsi, chiaramente serve solo una vittoria. Però ripeto, non è facile per una squadra che ha fatto veramente un grande campionato il Verona quest'anno. Ma in questi casi un leader come te, quando entra nello spogliatoio, immaginando di entrare nello spogliatoio del Catania, quali sono le parole da dire prima di una gara come questa? Ma a questo punto della stagione, con questa classifica, c'è da dire poco, a prescindere se essere leader o no, c'è da dire ben poco, c'è da provare a dare tutto, cercare di vincere le partite che sono rimaste, o almeno per arrivare alla partita di Bologna, che c'è ancora una chance, ma da dire adesso c'è poco, perché bisognava forse dire qualcosa prima, insomma, ecco, un anno così, chiaramente, ripeto, l'unica cosa può essere la salvezza, e allora in quel caso cambierebbe tante cose, ma se no chiaramente un anno più che fallimentare. Mi auguro di no, per l'amore del cielo, però è molto difficile. Lorenzo, tu grande tifoso della Fiorentina, squadra che sarà decisiva in questo finale di campionato in quanto affronterà Sassuolo, Bologna e Livorno, quindi un motivo in più forse avendo tu indossato la maglia del Catania per tifare viola. No, vabbè, io mi auguro la Fiorentina possa fare come ha sempre fatto il suo e tutto il resto, però non ci dimentichiamo, la Fiorentina ha chiaramente la finale di Coppa Italia, che ormai il campionato è purtroppo è quello che è, insomma, ormai può essere quarto, quinto posto, ma non credo gli interessi di tanto la Fiorentina arrivare quarto o quinto, anche perché forse l'Europa League ce l'ha di già, quindi, però io spero che giochino sempre bene, insomma, anche perché deve giocare in casa con Sassuolo, poi con il Livorno, no, mi auguro che possa fare il suo. La cosa è uno che può pensare, non per pensare male, però la Fiorentina è concentrata chiaramente sulla partita di Coppa Italia, quindi il campionato credo sì, gli può interessare, ma interessa fino alla partita di Coppa Italia come allenamento, insomma, poi dopo una stagione come ha fatto, molto dispendiosa, spero che dopo magari anche chi giocherà dia al massimo anche per cercare una riconferma o per mettersi in mostra. Se dovesse giocare da Fiorentina, chiaramente con queste squadre che hai nominato adesso te, non c'è assolutamente partita. Da uomo di calcio, Lorenzo Stovini ha detto una di quelle verità che purtroppo difficilmente si possono scrivere o raccontare prima di una partita. Invece volevo che mi raccontassi qualcosa, perché ricordiamolo, tu col Catania hai vissuto soprattutto quelle prime due stagioni ad alto contenuto adrenalinico per quello che riguarda le ultime partite, il Catania-Chievo 2-0 a Bologna e poi Catania-Roma 1-1. Qual era il clima che si respirava a Catania prima di quelle partite, nell'attesa, nella vigilia, quello che vi ha poi accompagnato anche durante la preparazione e in campo? No, beh, il clima si viveva, la città viveva solo per quel momento, per quelle due partite lì, insomma. Lo fa sempre, però in quei casi siamo nel Chievo che con la Roma è normale che la città, sia la squadra, tutti, vivi solo per quel momento, insomma, ecco. No, non si pensa ad altro, c'è solamente in testa il momento decisivo e per fortuna, insomma, a noi c'è andata anche bene. Lunga la tua esperienza a Catania, dovessi riassumere in un solo fermo immagine, quale sarebbe? Ma fermo immagine sicuramente
la partita col Chievo, tutto il contorno col Chievo, insomma, diciamo il fischio finale di Catania Chievo, mettiamola così. Allora ti faccio salutare sicuramente da una persona che riconoscerai già solo dalla voce. No, spero, io spero che si ricordi, ma io mi ricordo bene di lui. Buongiorno Lorenzo, sono Salvo La Rosa di Antenna Sicilia. Ehi, hey, ciao, come stai? Si ricordava. Io, sì, lo so che si ricordava, ci sentivamo spesso all'epoca con quel Catania che ci faceva sognare, erano i primi anni importanti di Serie A, tu hai ricordato queste due finali, quella col Chievo e quella con la Roma, io ovviamente c'ero. Io sto bene, tu come stai? Che fai adesso Lorenzo? Ma adesso vediamo un pochino di trovare cosa da fare più che altro, perché se no senza fare niente non mi piace. Esatto, quindi, anche perché io mi ricordo benissimo, devo dire che Lorenzo è stato veramente uno di quei giocatori che ha sempre dato al Catania tutto, era una garanzia, una certezza tra le tante che c'erano in quei tre anni, quindi da tifoso lo ringrazio perché sono stati tre anni molto belli, i primi tre della Serie A e quindi difficilmente li dimenticheremo, quindi ricordo questo grazie. Centrale difensivo sempre, sì. Sempre sicuro e sempre, sempre pronto. Grazie Lorenzo, a te, speriamo di rivederci grazie. A Catania. Ciao, ciao. Ciao Paolo, caro, ciao, grazie. Allora Lorenzo, ti salutiamo anche noi, ti ringraziamo per questo tuo intervento. Ci sentiamo, speriamo presto. Ok, grazie a voi e in bocca al lupo per tutto. Grazie ancora. Grazie Crepi. Allora, abbiamo ascoltato da pochissimo Lorenzo Stovini, soprattutto quello che mi andava da sottolineare e avere un vostro parere è questa Fiorentina, che sarà spartiacque, ma che... Guarda, è quello che in pratica abbiamo detto anche prima di sentire Lorenzo, cioè sono le ultime giornate e quindi c'è chi ha certi interessi, chi ne ha altri. La Fiorentina sicuramente come interesse principale avrà la finale di Coppa Italia, che è un'occasione storica, importante, per chiudere alla grande una stagione comunque positiva. Quindi noi ci auguriamo che metterà lo stesso impegno anche nelle altre partite. Sportivamente c'è da augurarselo, però sicuramente, come diceva anche Lorenzo, al primo posto c'è la finale di Coppa Italia. Quindi è un finale sicuramente incerto e anche il fatto di giocare le partite, lo ripeto ancora una volta, in giornate differenti non aiuta nessuno e meno che meno aiuta il Catania. Angela, abbiamo un messaggio? Sì, prima di andare in pausa leggo il messaggio di Giampaolo che ci scrive: ciao grande Lorenzo, un grande combattente, e poi ci chiede: ma come si ferma un giocatore come Luca Toni? Cucchino che hai a casa. Penso che ci dovrebbe pensare forse Spolli. Spolli ha qualche problemino, esatto, non si sa se sarà della partita. Se sarà in grado di giocare, io penso che l'uomo più indicato sia lui, anche per questioni fisiche, insomma, per altezza, stazza e per esperienza. Altrimenti potrebbe essere Rolin, credo. Sì, rientrante tra l'altro. Rientrante Rolin, quindi questo c'è, quindi sicuramente con uno di questi due giocatori. Si prefigura una linea centrale con Gionver e Rolin probabilmente. Sì, e forse con una posizione adattata di Izco a posto di Perussi, visto che ha problemi fisici. Quello che ha ribadito Pellegrino è che comunque a prescindere da chi giochi, da chi scenda in campo, l'importante sarà l'atteggiamento. Angela, magari ricordiamo i contatti? Sì, lo ricordiamo, la pagina Facebook, a proposito di, basta cliccare mi piace, poi scriveteci via SMS o tramite WhatsApp al 346-87-24877. Stiamo parlando di Catania, tra poco parleremo anche di Orizzonte e Catania Calcio a 5. Intanto ci prendiamo una pausa. A proposito di sport... Oh no, la mia auto in panne! Eccoci rientrati in studio, ultima parte dedicata al Catania, poi cambieremo argomento, parleremo di Orizzonte Catania. Intanto svisceriamo quelle che sono gli ultimi dati relativi al Verona, squadra che andremo a incontrare. Cerchiamo di tirare un po' su il morale ai tifosi rossazzurri che ci stanno ascoltando e che finora hanno sentito notizie almeno un poco confortanti, ma purtroppo sono i fatti che ha registrato il Catania quest'anno. Sì, infatti l'Hellas Verona in casa ha vinto 9 gare, ne ha pareggiate 2 e ne ha perse 6. L'ultima trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, vincendo 2-0, e poi l'ultima partita in casa ha perso con la Fiorentina 5-3. Ha un po' riscattato con questo successo a Bergamo, quella che era stata una sconfitta abbastanza cocente, perché insomma beccare 5 gol in casa non è
non è mai bello, è uno, un po' giustifica quello che è il dato che abbiamo detto prima, ovvero una difesa del Verona molto 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 permeabile, molto precaria, gol. La terza peggiore del campionato, anche se come abbiamo detto prima poi affronterà il Catania che è il peggior attacco. Poi ricordiamo che nelle ultime otto gare interne il Verona ha vinto solo quella contro il Genoa, e sto parlando del 30 marzo, quindi il Verona non vince in casa da tanto. In tutto il 2014 ha vinto solo una partita, appunto, esatto, quella col Genoa 3-0, poi ha perso contro Inter, Roma, Torino, Napoli e Fiorentina e pareggiato Juventus e Bologna. Questo è confortante, Salvo? Sicuramente è una speranza in più. Certo, il Verona sta chiudendo il campionato in maniera un po' zoppicante. Il Verona che abbiamo imparato a conoscere all'inizio di campionato non c'è più e ha lasciato spazio ad una squadra un po' più incerta, con i risultati che avete appunto ribadito e riassunto adesso. Il Catania deve appigliarsi a tutto in questo momento, però deve andare lì per giocarsi la partita e vincerla. Ripeto, non bisogna fare conteggi, la migliore difesa, il peggiore attacco, il migliore centrocampo, gli assenti, i presenti. Chiunque giochi deve dare il massimo, lo ha detto anche Maurizio Pellegrino, ripeto che sta comunque motivando la squadra in maniera sicuramente corretta. Bisogna andare a vincere perché non c'è altra speranza. Mentre nelle altre stagioni, ne parlavamo poco avanti con Stovini, abbiamo avuto la possibilità di fare conti, conteggi, conticini, sì, quest'anno perché eravamo tutti lì e quindi la salvezza si è risolta proprio sul filo di lana per un punto. Quest'anno è diverso, consideriamo sempre che abbiamo ancora 5 punti dalla quart'ultima, sì, e che tra noi e il Bologna ci sono sempre Livorno e Sassuolo. Ci sono 6 punti da recuperare rispetto al Sassuolo. E quindi il compito non è facile, assolutamente. Bisogna essere onesti e obiettivi. Tifosi sì, appassionati sì, e lo siamo. Tutti vogliamo questa salvezza, tutti ci sforzeremo al massimo per ottenerla, però è difficile perché, ripeto, è un po' troppo tardi. Comunque andiamo avanti, 12 punti sono sempre 12 punti, 23 più 12 fa 35, solo lì dobbiamo arrivare, altrimenti non c'è altro da fare. Quello è il traguardo. Nelle passate puntate avevamo parlato e approfondito un tema, quello del portiere e dell'attaccante. Guardando al Verona, notiamo che Toni ha segnato 18 gol. E poi c'è un portiere che è il leader delle parate di Rafael, che ne ha fatte 146. Ora, Prison, Leto o Bergessio, ti convincono? Ah, bella domanda. Beh, guarda, sicuramente con tutto il rispetto umano per Andukar, il suo è stato un campionato disastroso, non c'è dubbio. Quindi in ogni caso c'è Frison, che è giovane, che ha fatto anche lui qualche errore obiettivamente, ma che in ogni caso ti dà qualche garanzia e qualche speranza anche per il futuro in più, perché potrebbe essere il portiere del futuro. Bisogna farlo stare un po' tranquillo e farlo giocare serenamente. Bergessio è l'attaccante, diciamo, l'attaccante più forte principe che abbiamo, principe, e non è neanche un attaccante di sfondamento, diciamo, non è proprio non è Toni, non è il centravanti, però è uno che comunque i suoi gol li ha fatti, è il cannoniere leader della storia del Catania col gol segnato alla Sampdoria, è arrivato a 32, ha superato anche Beppe Mascara. E, ripeto, Marco, chisso avemo e cu chisso maggiugare, cioè in questo momento non puoi andare a fare le pulci a niente. Questo ha in mano Maurizio Pellegrino. Io credo che Leto sicuramente poteva dare di più, può dare di più, è un giocatore che in passato ha fatto tanto, ma certamente quell'infortunio lo ha condizionato ed è arrivato qui infortunato, lo sapevamo tutti, e il recupero probabilmente non è stato così facile. Però il Leto visto domenica con la Sampdoria, rovesciata a parte, è stato anche spettacolare. Probabilmente il gol più bello della giornata del Catania. Non è dispiaciuto, ha sbagliato anche clamorosamente un gol, però si è impegnato, si è battuto, è uno che fa sportellate anche tecnicamente, così, no? È uno che mette la testa giù, le spalle giù e si porta via la palla e cerca di secondo me deve giocare sempre un po' più avanti, non deve partire troppo indietro. Ci ha fatto mangiare anche un po' le mani, perché dice magari si sarebbe svegliato prima, forse. Lo so, sì, ma questo, ripeto, è quello che abbiamo detto prima. Se il Catania si fosse svegliato prima, se molti giocatori avessero dato prima quello che non hanno dato quest'anno, perché se poi vuoi andare a vedere, sì, leviamoci Gomez, vabbè, leviamoci Marchese, ma gli altri quelli sono gli stessi dell'anno scorso. È mancato Almiron, di cui non si hanno notizie, ancora infortunato, ancora sarà infortunato, indisponibile per la partita. E l'anno scorso Almiron è stato tra quelli che ha fatto la differenza, però la squadra grosso modo era quella, e quindi
sono mancati molti giocatori, ci sono stati tanti infortuni, ci voleva un'altra punta, diciamolo francamente, a gennaio, questo va riconosciuto in negativo ovviamente, e adesso siamo a 23 punti a 4 giornate dalla fine. Alla, vedi, al termine di tutta la discussione arriviamo gira là. Come si suol dire, giravo de furia. Siamo il punto, quello. Purtroppo, se avessimo 27-28 punti sarebbe meglio in questo momento, e potevamo anche averli, ma non li abbiamo, e quindi è inutile star qui a recriminare. Io credo che bisogna anche cominciare a pensare al futuro, e spero che la società ci stia pensando comunque al futuro, a organizzare il Qatar del prossimo anno. Dovunque ci troveremo, speriamo di trovarci il più in alto possibile. Ma volendo completare l'ipotetico tridente, abbiamo detto di Bergessio e Leto, tra Barrientos e Castro, che sono insomma i due giocatori un po' più in predicato di poter scendere in campo, chi metteresti tu? Ma guarda, io credo che Maurizio Pellegrino comincerà con Barrientos sicuramente, e Castro può sempre essere in questo momento un'alternativa importante in corso d'opera, come ha fatto peraltro anche con la Sampdoria. Non dimentichiamoci che 3 volte ha concluso a rete Castro, in 2 occasioni il portiere si è superato e quindi è stato anche un po' sfortunato. Io penso che sarà Bergessio, Leto, Barrientos e Castro a disposizione. E insomma, questi sono un po' i temi, e saranno i temi, li abbiamo snocciolati un po' tutti, nonostante abbiamo fatto un vero e proprio approfondimento su quello che sono i numeri di questa partita, ovvero di Catania, di Verona. Catania, che lo ricordiamo, si giocherà alle 12:30 di domenica allo stadio 22. Il lunch match. Come li dobbiamo chiamare? I lunch match hanno un solo nome, Camurriusi. Perché è un altro orario assurdo, perché non è né carne né pesce, esatto. Si è a mezza mattinata, anche quando appunto, devi andare, né carne né pesce, esatto, perché sì, non riesci a mangiare i denti. Esatto, poi tua moglie che ti dice quando alle 12:30 dici: guarda, non posso più uscire, dobbiamo ritirarci perché mi dovete il Catania. Infatti mia moglie dice: non ci mancava Camurria alle 15, non ci mancava Camurria o sabato sera, ci mancava Camurria la domenica, c'è pure il lunch match. E vabbè, insomma, vedremo di mangiare bene dopo, insomma. Invece è probabilmente più appetibile la sfida tra il plebiscito Padova e l'Orizzonte Catania. Stiamo parlando di pallanuoto femminile serie A, assolutamente, anzi playoff per la vittoria dello scudetto, che l'Orizzonte giocherà appunto a Padova. Parleremo di questo dopo la pausa e con una protagonista. Sì, col capitano dell'Orizzonte Catania, ovvero Tania Di Mario. Ci sentiamo dopo. Sono le 15 in punto. Fantastica. Tre verticale. L'amore è così grande dei Negro Amaro, una canzone fatta, rifatta, ma sempre bella. Salvo. Beh, una delle più belle canzoni della storia della musica italiana, scritta negli anni 70 da Guido Maria Ferilli, che era un autore leccese, guarda caso poi giuliano, è per metà leccese, per metà siciliano, e canzone portata al successo tanti anni fa da Mario Del Monaco e da Claudio Villa. Devo dire che è stata scelta da Negro Amaro e dalla Federazione Italiana Gioco Calcio come sigla dei mondiali per la nazionale italiana, ma bisogna anche dire che tutto il ricavato della vendita di questa canzone su iTunes andrà in beneficenza. È una bella iniziativa dei Negro Amaro e della Nazionale Italiana per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e per l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, per cui sono contento che sia ai primi posti delle vendite, perché è stata presentata appena la settimana scorsa. Giuliano San Giorgio è intervenuto anche telefonicamente in diretta ad Insieme mercoledì scorso, è stato molto carino come sempre, e lui, lo sai, per metà è siciliano, perché papà suo era di Caltanissetta, sua nonna vive ancora a Caltanissetta, e quindi lui ama questa terra e la divide a metà con la Puglia. A proposito di un amore così grande, e a proposito di questa divisione, no, un po' interna tra le proprie origini e quelle che quello che è il proprio vissuto, abbiamo al telefono il capitano dell'Orizzonte Catania, Tania Di Mario. Ciao, salve Tania. Ciao a tutti. Ciao. Insomma, nata a Roma, però penso che Catania sia la tua città di adozione, almeno. Sì, ormai dopo praticamente 13 anni, forse anche di più, 14esimo, è come se fossi praticamente sì, stata adottata. Tra l'altro Tania Di Mario è una di quelle ospiti che crea un problema: nel momento in cui la si deve presentare si potrebbe elencare un palmarès che non finisce mai, la si potrebbe chiamare cavaliere, la si potrebbe chiamare commendatore, si potrebbe ricordare, insomma, noi
ti chiamiamo soltanto Tania, il capitano dell'Orizzonte Catania, e lo ricordiamo, Orizzonte Catania che si appresta a vivere un fine settimana molto, ma molto intenso, vero? Sì, una semifinale del campionato, che vincendo ci porterebbe direttamente a giocare poi la finale scudetto, quindi una partita diciamo importante per noi in questo momento. Si gioca contro il plebiscito Padova, nella gara di andata qualche problemino? Sì, sicuramente. Abbiamo giocato. Ci scusiamo per il... Tania, c'è qualche problema con la linea, se riesci a trovare una posizione migliore per chiamarci? Niente, va bene, allora... Proviamo a richiamarla. Proviamo a richiamarla. Intanto pronto? Aspetta, forse sì. Niente, sempre qualche problema. Riproviamo. Sì, riproveremo. Quindi stavamo parlando un po' di quello che è il palmarès di questa giovane donna in carriera, diciamo che è il palmarès anche della pallanuoto femminile catanese e azzurra, perché nella pallanuoto femminile siamo fortissimi. Lei sola ha vinto 12 scudetti, l'Orizzonte ha vinto 19. Esatto, io conosco, devo dire, molto bene la storia dell'Orizzonte, perché l'ho seguita proprio agli inizi della sua fondazione. Peraltro, dal punto di vista sportivo, io provengo da ambienti acquatici, perché facevo il nuotatore da ragazzo, anche di discreto livello, insomma, per cui ho cominciato anche facendo il giornalista sportivo alla Sicilia, occupandomi di nuoto e pallanuoto. Anzi, il mio primo articolo, datato 25 gennaio 1980, era un articolo di pallanuoto sul campionato di Serie C che stava per cominciare. Quindi seguo molto l'Orizzonte, devo dire che una squadra che ha dato a questa città e continua a dare a questa città e allo sport siciliano veramente un lustro straordinario. Anche nell'ultima Coppa dei Campioni, anche se non è arrivato il successo finale, l'Orizzonte era lì tra le protagoniste finali, tra le ultime quattro, e credo sia arrivata al terzo posto, che è sempre una classifica straordinaria. Parliamo di Champions, insomma, di Coppa dei Campioni. E dovremmo aver ripescato il capitano dell'Orizzonte Catania. Sono tornata. Ok, eccoti. Allora, Tania, ecco, Tania, scusa, un'imbuttusata. Cioè, buongiorno, Salvo La Rosa parla, ciao. Ciao. Unità trovi? Cioè, dove sei in questo momento col telefonino? A casa? Scusatemi, ma sono in macchina e sto andando... Non lo diciamo, che se no se la fermo. Vabbè, no. Allora, prego. No. Allora... non potevo farne a meno, sennò mi sarei fatta trovare in un luogo più fermo, mi dispiace. No, scusate. Dai, non ti preoccupare. Stavamo parlando di questa gara di andata un po' complicata, da non replicare sicuramente a Padova. No, sicuramente là non riusciremmo a rifare il risultato se giocassimo in questo modo, perché a casa loro sarà tutto più complicato, quindi dobbiamo andare molto più determinate. Adesso hai una tua ex compagna come allenatrice, parliamo di Martina Miceli. Cosa ci puoi raccontare di lei? Com'è il rapporto migliore quando era giocatrice oppure adesso che è coach? Ma sicuramente è diverso, perché ovviamente prima potevamo condividere momenti in maniera diversa, diciamo. Però è bello avere qualcuno sulla panchina che la pensa come te. Noi, essendo cresciute insieme, di conseguenza abbiamo la stessa filosofia pallanuotistica, quindi quello è molto stimolante. Manca un po', anche per quello che riguarda gli stimoli, tornare a festeggiare questo scudetto, che per l'Orizzonte Catania non arriva da un po', anche se un po' è comunque poco. Sono 2 anni, insomma, l'ultimo è stato vinto nel 2010-2011, lo ricordiamo. No, sicuramente è una cosa che manca, tutti sappiamo, nessuno lo dice per scaramanzia, sarebbe il nostro 20°, quindi stiamo inseguendo questa stella come non mai. Credo che ci siano tutte le possibilità di poterlo fare, quindi credo che il più grande avversario nostro potremmo essere solamente noi stesse, quindi diciamo che è la lotta quella più, è la guerra quella difficile, ma speriamo di vincerla. È un capitano in questi casi, che cosa dice prima di una partita così, così importante? Alla squadra. Ma in realtà c'è da dire, perché una volta che si è arrivati alla finale le parole sono poche, però a volte basta solamente l'esempio e più che altro uno sguardo. Io mi sono sempre ritrovata in questo genere di comportamento.
ho seguito sempre l'esempio, non penso ci sia bisogno di grande rinforzo, ma uno sguardo determinato e magari anche solo una pacca sulla spalla può essere abbastanza, anzi più che abbastanza. E invece i giorni della vigilia come si vivono? Si cerca di aumentare la tensione? Come si bilancia la tensione? Cosa si fa? Noi siamo abituati a vedere i giocatori che magari prima della partita ascoltano la musica, invece le giocatrici di pallanuoto che cosa fanno? Ah, molti di noi lo fanno, per esempio, io non l'ho mai fatto perché in realtà mi concentro pensando ad altre cose, però che ognuno abbia il suo modo. Sicuramente nei giorni precedenti non si cerca di aumentare la tensione, anche di stemperarla, però si tiene alta la concentrazione. L'Orizzonte Catania che quest'anno è riuscito anche a far emergere delle giovani atlete che rappresentano il futuro di questa società. Quanto ti senti legata all'Orizzonte? Quanto vedi il tuo futuro sempre e comunque all'Orizzonte Catania? Ma in realtà in questo momento non so cosa ne sarà del mio futuro, per a dirvi la verità. Se dovessi continuare a giocare sicuramente non potrei giocare in un'altra società. Per il resto in questo momento ti ripeto non so cosa farò, certo se ci fossero delle possibilità per continuare a rimanere vicino alla mia società sarei felice. Ma comunque è tua intenzione continuare a giocare quindi anche l'anno prossimo? Ma in questo momento non saprei darti una risposta, diciamo che non ci sto pensando. Il primo obiettivo imminente è adesso per il momento è lo scudetto, poi al seguito ci si penserà. Insomma, allora noi ci auguriamo comunque il meglio sia per te che per l'Orizzonte, vi facciamo tanti ma tanti in bocca al lupo per questa importante partita che giocherete giorno 26 aprile, ovvero dopodomani a Padova. Insomma, l'Orizzonte ha sempre portato alti i colori di Catania, sicuramente lo farà anche giorno 26. Tania, noi ti ringraziamo tanto per il tuo intervento, ringraziamo anche Antonio Costa che ha curato questa diretta telefonica. Niente, che cosa dire ancora? Ancora in bocca al lupo da parte di tutti. Io vi volevo ringraziare, volevo salutare Salvo che storicamente ci ha sempre portato fortuna e spero che avendoci parlato sia ancora così. Guarda Tania, non lo sapevo di incontrarti telefonicamente oggi, perché quando mi hanno invitato Marco ed Angela ho detto subito sì a prescindere da chi ci fosse e dai collegamenti che erano previsti. Mi fa piacere, sì, devo dire che tutte le volte che ci siamo ritrovati sportivi siamo scaramanti. È andata. Comunque io ribadisco quanto ho detto prima, Tania, voi siete veramente l'emblema di questa città, soprattutto in questi momenti così difficili. In ogni caso è una squadra che a livello mondiale ci rappresenta, quindi grazie di cuore e complimenti sempre da parte nostra. Grazie. Ciao. Grazie. Un bacio. Sì, dunque, speriamo la prossima volta. Oh, abbiamo portato già... Le premesse ci sono, eh? Sì. Noi il nostro compito l'abbiamo fatto, li abbiamo messi inconsapevolmente in contatto prima della partita. No, ma c'è una lunga storia adesso, per carità, per chi ci crede, per chi non ci crede, perché tutte le volte che sono venute insomma d'insieme poi hanno vinto la Champions, la Coppa dei Campioni, quindi ma a prescindere da questo, quello che vale è il valore sportivo, e questa è una squadra forte di ragazze che hanno vinto tanto, che riescono ad essere sempre protagoniste, molto serie, sempre molto preparate, quindi complimenti davvero di cuore all'Orizzonte, che è una delle facce pulite della nostra città, dello sport della nostra città sicuramente. Ed è il club sportivo più titolato della città di Catania, insomma l'ho ricordato anche la stessa Tania Di Mario, alla ricerca del ventesimo scudetto, quindi della seconda stella. Sì, l'ha proprio detto, ha detto sì, stiamo inseguendo questa seconda stella come non mai, dunque in bocca al lupo l'abbiamo fatto, adesso non ci resta la prossima volta magari che la sentiremo di farci raccontare questa possibile gioia. Noi ne approfittiamo nel frattempo per congedare, giusto? Grazie, Salvo, ragazzi, la grazie. Rosa, lo ringraziamo per la sua presenza. Grazie a voi, per me è sempre un piacere, perché si parla della nostra Sicilia, insomma delle nostre realtà, in questo caso sportive, però mi fa sempre piacere, quindi non resta da dire che comunque in generale forza Catania, noi ce lo auguriamo davvero di cuore. Poi per quanto riguarda il Catania, il 18 maggio di sera vedremo di fare un po' il bilancio complessivo. Grazie a voi, grazie anche all'amico Turi che ho rivisto ancora una volta con grande piacere, grazie a Radio Fantastica che
devo dire, sempre molto legata a doppio filo, anche attraverso Giuseppe Castiglia, sì, un po' alle mie trasmissioni, insomma, d'insieme. Che tra l'altro ricomincia lunedì, sì, lunedì sera ritorneremo in diretta. In questi giorni abbiamo fatto una breve pausa, sia pure con delle repliche che sono andate molto bene, e lunedì invece torneremo ancora in diretta. Avremo l'ultimo mese e mezzo di programmazione, perché l'11 giugno chiuderemo anche questa stagione, che per noi è pure la 20ª, quindi anche questo c'è un filo conduttore con l'orizzonte. Questa è la 20ª, abbiamo cominciato nel 94, siamo ancora in onda, grazie a Dio e grazie ai telespettatori, quindi... Vabbè, anche grazie a Salvo Rosa e comunque a tutti grazie i talenti che hai scoperto. Guarda, io da solo non sarei andato da nessuna parte. Io devo sempre riconoscere il grande merito di questa bella formazione, a proposito di sport, che è la formazione d'insieme, questa squadra composta sicuramente da artisti, moltissimi dei quali siciliani, molti dei quali scoperti da insieme, ma anche formata da tecnici, da un regista, programmatori, responsabili artistici, dirigenti. Insomma, è una squadra che si muove da 20 anni in un ambiente sicuramente un po' più difficile, perché insomma fare spettacolo ad alto livello in Sicilia non è facilissimo, però noi ci abbiamo messo il meglio di noi, lo dicevo prima, e mi auguro di poter andare ancora avanti grazie al pubblico. Io ti posso dire, personalmente mi diverto sempre tanto, spero che tu ti sia divertito anche oggi a passare questa oretta. Guarda, io a noi. Giuseppe lo sa e lo sanno anche i titolari di questa radio, io amo moltissimo la radio, ne ho fatta poca perché poi ho subito fatto la televisione, ma ne farei tanta volentieri anche in futuro, per cui tutte le volte qualcuno mi invita in radio vado sempre molto volentieri, e poi insomma mi piace essere disponibile con chi ti stima, insomma con chi ti chiama, con chi ti permette in ogni caso di comunicare e di fare il tuo lavoro, quindi grazie a voi. Grazie a Salvo La Rosa. Noi ci fermiamo e andiamo in pausa, dopo cambieremo argomento e parleremo di Catania Calcio a 5. A proposito di sport, in ottemperanza della legge del 22 febbraio 2000, numero 28, e successivo decreto ministeriale dell'8 aprile 2004. Luci dal collegamento telefonico con Tania Di Mario, rieccoci con A proposito di... Adesso noi stiamo quasi per cambiare argomento, sì, ma spendiamo ancora due parole... sull'orizzonte. Prima di voltare pagina ricordiamo la semifinale playoff per lo scudetto, che appunto si terrà a Padova e l'orizzonte opposto, sì, al plebiscito Padova. Perfetto, giorno 26 aprile, ovvero sabato alle 19:30. Gara importantissima, gara 2, l'orizzonte lo ricordiamo ha vinto gara 1 seppur in maniera un po' risicata, un po' difficoltosa, però l'importante era vincere. 8-7, ricordiamo il risultato finale della gara 1 giocata in casa. Quindi sicuramente ora un orizzonte che si appresta, va incontro, come ha detto la stessa Tania Di Mario, che sta inseguendo la seconda stella. E lo insegue in una piscina molto delicata e complicata per l'orizzonte. In campionato non è andata bene, questa volta deve andare meglio, come ha detto Tania Di Mario. Noi ci auguriamo e le auguriamo, come a tutto l'orizzonte, al movimento pallanuotistico catanese, che questa impresa si possa compiere già il 26 aprile. Ricordiamo, si tratta di semifinali, poi ci sarebbe comunque la finale tra la vincente di Imperia e Rapallo. Qualora le cose dovessero, e non glielo auguriamo assolutamente, che non andare per il verso giusto, ci sarebbe comunque gara 3, che sarebbe in fondo uno spareggio da giocare a Catania il 30 aprile. Comunque. Sì. Adesso andiamo da una gara playoff a un'altra di A2, parlando di Catania Calcio a 5. Il Catania Calcio a 5 è un'altra di quelle realtà che catanesi che sta sorprendendo. Pensa, neopromossa, ne avevamo già parlato anche qualche puntata fa, neopromossa in serie A2 dopo un inizio un po' balbettante, in cui magari si pensava che potesse essere la salvezza, l'obiettivo stagionale. Ebbene, non diciamo si ritrova, ma ha conquistato un posto playoff e andrà a giocarsi, esatto, la promozione sabato 26 aprile alle ore 17 al Palanitta di Librino. Il Catania Calcio 5 affronterà il Corigliano e tra poco i nostri microfoni ci parlerà di questo scontro playoff il tecnico del Catania Calcio 5, Reino Chillemi. Tra pochissimo, perché noi andiamo adesso in pausa.
Dunque, eccoci rientrati sulla canzone di Pino Daniele. Come promesso, cambiamo argomento e parliamo di Catania Calcio a 5. È un Catania Calcio 5 che si appresta ad affrontare sabato 26 aprile alle ore 17 al Palanito di Libreno la semifinale playoff che vedrà giocare la società Etnea contro il Corigliano. Abbiamo in collegamento telefonico appunto il tecnico del Catania Calcio A5, Rino Chillemi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buonasera. Oh, allora ci siamo, abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo che speriamo di aver risolto, soprattutto speriamo che abbia risolto il mister Chillemi. Sì. Okay, sì, si è risolto abbastanza bene. Perfetto, praticamente era stato fermato dalla polizia, cioè diciamolo queste cose, che accade anche questo quando si va in diretta, che chiami l'ospite e due minuti prima era stato fermato dalla polizia. Vabbè. Sì, vabbè, ma è tutto regolare, io sono un buon automobilista. L'importante è questo. Sì, tutto risolto al meglio. Questo non ha fermato il mister Chillemi, adesso c'è un altro appuntamento in cui il Catania Calcio 5 non deve farsi fermare, anche se questo Corigliano è davvero una squadra ostica, mister. Sì, ma basta pensare, il Corigliano è stata attrezzata per fare il salto di categoria, fino alla fine è arrivato a un punto da Latina fino all'ultima di campionato, per cui è una squadra che ha dichiarato proprio all'inizio del campionato di vincere il campionato. Purtroppo si è trovata di fronte il Latina, che era di un'altra categoria veramente, ma sempre a un punto di distanza è arrivata seconda, per cui si giocheranno le proprie carte nei playoff. Questa col Catania Calcio A5, considerato anche che lei è un esperto di promozioni, però probabilmente questa ai playoff potrebbe essere quella più emozionante. Questo è il mio settimo campionato sotto la Serie 1, praticamente i sei spazi, diciamo, per fortuna o per bravura, l'ho sempre vinto. Ho preso la squadra, comunque, da considerare il fatto che l'ho presa a seconda giornata, una squadra che già era formata. Ma evidentemente c'è sempre la rimolta, vuol dire che proveremo a vincerlo tramite playoff. Ha anche un suo fascino prendere a carico una squadra a Catania, soprattutto in un quartiere importante, che può dare delle risposte importanti allo sport come Librino. Questo penso che nel momento in cui è stato esposto il progetto da parte della società è stato sicuramente una discriminante che le avrà vagliato. Sì, guardi, io mi ricordo ancora le prime settimane che venivo qui a fare gli allenamenti, e sinceramente eravamo noi i giocatori e i custodi del palazzetto. A distanza di qualche mese ho visto che c'è 10 ragazzi per la scuola calcio. Oggi il Catania Calcio 5 ha nel settore giovanile un 100-150 bambini tra allievi, scuola calcio e tutto. Questo sta a significare che anche da parte del quartiere c'è, diciamo, una vicinanza intorno alla squadra. Le persone, anche c'è un centinaio di persone, ora fra un mezz'oretta andiamo a fare allenamenti, ci saranno almeno 10-15 persone fisse che vengono a seguirci e ci seguono anche gli allenamenti, non considerando anche il fatto che il sabato riusciamo a portare 700-800 persone. Questi sono numeri importanti, ne abbiamo parlato noi anche in passato quando abbiamo con i nostri mezzi promosso quelle che erano che è stata l'iniziativa che ha coinvolto i ragazzi delle scuole di Librino e comunque del circondario. Adesso c'è questo appuntamento importante, probabilmente conquistato anche grazie all'apporto del pubblico. Il 26 il Catania gioca appunto contro il Corigliano, lo ricordiamo alle 17, l'ingresso è libero. Mister Chillemi, si aspetta una risposta, dico importante, ma dico anche come ormai la città di Catania ha abituato la squadra. Guardi, contro il Foggia c'erano 300 bambini, perché poi i bambini portano i genitori, perché i 600 possono arrivare anche a 300 possono arrivare anche a 600. Oltre poi gli addetti ai lavori, ricordo anche che i campionati di Serie C2 e Serie C1 sono fermi, per cui tutti gli addetti ai lavori dei vari comuni limitrofi verranno a vedere questa partita. Io che sono di Augusta, mi hanno fermato le persone che verranno anche a vedere la partita, per cui c'è una grossa attesa e sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, che da parte mia è sempre il sesto uomo,
anche con il Foggia c'era il palazzetto pieno, i ragazzi si sono caricati, affrontavamo una squadra quarta in classifica dove l'abbiamo dominata in tutto e per tutto, per cui il pubblico fa sicuramente la propria parte. Allora noi ribadiamo quello che è un invito alla Catania tifosa, ovvero la partita tra Catania e Corigliano giorno 26 aprile al Palanitta di Librino alle 17. E intanto colgo l'occasione per domandarle, mister Chillemi, lei ha avuto modo di dichiarare nel recente passato come il campionato del Catania resterebbe comunque importante anche a prescindere dall'eventuale promozione. Allora le domando: il progetto Catania col Catania e mister Chillemi proseguirà anche a prescindere da quello che sarà l'esito dei playoff? Sì, senza dubbio. Beh, io parlando con la società, quando siamo arrivati diciamo matematicamente nei playoff, gli ho detto il progetto, il presente, ha detto io avevo programmato una Serie 1 a distanza di 2-3 anni. Evidentemente se ci arriviamo ora i programmi cambiano, ma l'importante è che ci arriviamo. Se non dovesse andare bene quest'anno, io voglio ricordare che siamo sempre una matricola, il primo anno in Serie 2, a disputare i playoff è qualcosa di veramente bello. Certo ci sarà il rammarico, ma se consideriamo il fatto che i progetti, l'obiettivo iniziale è quello di una salvezza tranquilla, possiamo dirci che siamo abbastanza soddisfatti. A prescindere da quello che sarà l'esito, quindi il Catania l'anno prossimo da cosa ripartirà? Ma già ci sono le basi, abbiamo dei buoni giocatori che hanno fatto anche la categoria superiore della Serie 1. Il presidente si sta mettendo, diciamo, già sta iniziando per cercare degli sponsor, perché si sa, perché queste sono attività dilettantistiche, anche per cui vengono soprattutto mantenuti gli sponsor. Io spero che riesca il presidente a trovare qualcosa veramente di importante e poter puntare alla massima serie. Mister Chillemi, allora noi la ringraziamo tanto per questo intervento telefonico. Auguriamo, come abbiamo augurato all'Orizzonte a Tania Di Mario, le migliori fortune per il prossimo impegno, in cui siamo sicuri che Catania non farà mancare il sostegno ai colori rosso-azzurri. E ringraziamo naturalmente anche Federica Zucchero dell'ufficio stampa del Catania Calcio 5 che ha reso possibile questo collegamento. Io vorrei dire... il Catania Calcio 5 sì, è un progetto di Librino, è anche un patrimonio di tutta Catania, perché il Catania quando si sposta andiamo a toccare varie regioni d'Italia, per cui è un patrimonio catanese, non solo di Librino. Per cui io mi auguro che i tifosi di Catania vengano in massa a seguirci e a sostenerci per sabato, che è una partita importantissima da parte nostra. È quello che abbiamo provato a fare anche noi, invogliandoli con questo collegamento. Insomma, ci auguriamo davvero che il Catania possa far bene in questa importante partita. Mister Chillemi, io la ringrazio e la saluto ancora. Le facciamo un grande in bocca al lupo. Crepi il lupo, speriamo bene, ci sentiremo spero la prossima settimana per incontrare l'altra squadra che andrà alla semifinale. Ok, sicuramente ci avremo modo di risentirci. E noi intanto facciamo un intervallo musicale. A proposito di sport. It was very late in the discotheque. I was Rush finale di A proposito di Marco Di Mauro, Angela Asciuto. Angela, basta, quanti, solo noi due. Quanto è stata piena questa puntata di ospiti, di contenuti. Sì, ricapitoliamo un po' quella che è stata la puntata di oggi. Partiamo dall'ospite che abbiamo avuto in studio, ovvero Salvo La Rosa. Con lui abbiamo parlato di Catania Calcio e abbiamo contattato un ex grande giocatore, il Magnifico, non so se vi dice qualcosa. Lorenzo Stovini, sì, detto Lorenzo... il Magnifico a Catania, esatto. Come Baiocco era detto il Sindaco. Sì, racchiudo quello che ci ha detto in un fermo immagine che lui ricorda, ovvero il fischio finale di Catania Chievo. Sto parlando ovvero di tanti anni fa, ma che comunque è un argomento attuale che adesso sogniamo magari che possa esserci lo stesso epilogo di quella partita. È stato il suo augurio salvezza per il Catania, un giocatore che ha conquistato due importanti salvezze col Catania, che sicuramente i tifosi rossazzurri ricorderanno: Catania-Chievo 2-0 a Bologna e Catania-Roma 1-1 al Massimino, due partite epiche.
come la partita che aspetta in piscina. Però, esatto, perché dall'Orizzonte Catania ci siamo spostati in vasca, abbiamo parlato col capitano dell'Orizzonte Catania, ovvero Tania Di Mario. Tania Lei Di Mario con un palmarès infinito, lo ricordiamo. Potremmo chiamarla in qualsiasi modo, cavaliere commendatore, esatto. Mi manca forse solo il Nobel per la pallanuoto, appena lo istituiranno lei lo vincerà, sì, probabilmente. E lei ci ha parlato di questa seconda stella che inseguono come non mai, perché ricordiamo che sabato giocheranno la semifinale scudetto per arrivare in finale a giocarsi il 20° scudetto che dovrebbero conquistare. Giocheranno alle 19:30 contro Plebiscito Padova, una formazione ostica ma della quale l'Orizzonte Catania può aver la meglio, come del resto l'ha avuta nella regular season, così viene chiamato in questo, con questo inglesismo. E poi dalla vasca ci siamo spostati al Palanita di Librino e abbiamo parlato di un appuntamento importante per tutta la Catania, non solo calcistica. Abbiamo parlato ancora prima di quanto importante e lodevole sia il progetto portato avanti dal presidente del Catania Calcio 5 Antonio Marletta per quello che riguarda il sociale di un quartiere importante e ricco soprattutto di risorse come Librino Palanitta, dove il Catania Calcio A5 giocherà la semifinale dei playoff di A2. Infatti sabato alle 17 il Catania Calcio 5 affronterà il Corigliano. Questi sono degli appuntamenti a cui ci piace invitare tutta la Catania calcistica. È una partita importante che per il Catania può significare molto. L'ingresso è gratuito, tra l'altro, anche se non lo fosse comunque sarebbe stato importante esserci. Esatto, noi per oggi abbiamo finito, lasciamo spazio ovviamente ai colleghi che subentreranno dopo la trasmissione. A proposito di, infatti qui abbiamo subito Deborah che ci parlerà oggi, che temi avrete? Oggi ci sarà come sempre la buona notizia, intanto buonasera a tutti, buonasera ragazzi. Ciao, a proposito di, abbiamo iniziato a fare un po' di amicizia, sì. Siamo conosciuti in realtà martedì, siamo entrati in punta di piedi, adesso pian piano iniziano anche le battutine da parte di qualcuno, non facciamo nomi. Andando per esclusione. Non lo so, io non lo so. Sì, fa quello che non ci colpa. E ovviamente a chi hanno preso di mira il sottoscritto. Peppe Cossa, poi ne parliamo dopo tra di noi. Poi vi fate i conti dopo. Non ti preoccupare, parleremo di buone notizie perché insomma una delle cose più importanti del nostro programma è dare buone notizie, dare consigli su come diciamo migliorare questo periodo che non è fantastico per proprio tantissime top, persone, sì. Quindi non solo nello sport, il calcio Catania ne sa qualcosa, ma ci sono tantissime persone anche che battutina. Ogni riferimento è puramente casuale. Ma perché in realtà io faccio sport da tantissimo tempo, lo sport è vita, sì. Quindi in realtà tantissime situazioni che ci sono all'interno degli sport, dei vari sport, poi ci sono anche nella vita di tutti i giorni. Quindi per questo ci saranno i viaggi di Peppe Costa, non so dove mi porterà oggi, però lo scopriremo tra pochissimo, e la musica ovviamente protagonista. Perfetto, quindi dalle 16 alle 18 con Passepartout. Noi vi salutiamo da Angelo Asciuto e Marco Di Mauro, ma senza dimenticare Daniele Di Frangia che ci ascolta che e speriamo di riavere presto con noi. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 14 alle 16. Vi ricordiamo che questa puntata sarà presto online. Ciao! Ciao. A proposito di sport.